Augusto, ma scusa, dove sta la differenza fra Casa Tocci, Selviturismo e il Casalone? È la stessa cosa. È un luogo san patrignano di Badia Tedalda dove è possibile soggiornare e degustare la cucina con i prodotti dei nostri boschi e con i prodotti dei nostri orti. Sì, ma è vero che si può andare anche a cercare i tartufi? Certo, sono io personalmente che accompagno gli ospiti con i nostri cani nelle nostre tartufaie. E per poter usufruire di queste cose come faccio? Semplicissimo, basta telefonare al 339 37 31 825. Allora arrivo, Augusto. Arriva pure. Augusto, oggi da Gargonza dove andiamo? Quindi siamo a Gargonza, io direi di spostarsi per pochi metri e ci troveremo in una zona dove ho visto un orto eccezionale, ma un orto che non è coltivato da un ortolano qualsiasi, ma da un ortolano che poi di lì ci potrebbe portare anche addirittura alla tavola. Mi piacerebbe molto, comunque siamo nel territorio di Monte San Savino, speriamo che là si possano incontrare degli amici che ci daranno, io me lo auguro, alcune informazioni sulla vita di questo territorio. Bene, dalla storia, che è quella naturalmente di questo antichissimo borgo che è Gargonza, alla storia di un territorio che è sempre quello di Monte San Savino, ma questa volta ci spostiamo da basso a pochissimi chilometri per scoprire altre eccellenze. Sono d'accordo con te, quindi direi ci si potrebbe anche incamminare. Scusa, ma il pozzo serviva una volta o non serviva? Ah, ci credo, l'acqua la prendevano solo dal pozzo. Ma tu che dici, erano cisterne o erano pozzi? Ah, mi stai facendo una domanda un po' difficile, io non lo so. Te che dici? Ma prima servivano anche le cisterne, ritorneremo a cercare la cisterna in modo da raccogliere tutta l'acqua piovana? Scherzaci parecchio. Comunque, per ora l'orto che ho intravisto io è rifornito di acqua ed è abbastanza verde, andiamoci. Dalla storia alla storia di un orto, carissimo Augusto, e naturalmente una storia di un orto che però passa attraverso un personaggio particolare, anzi so che poi ci ha portato un altro personaggio, lo sai che questo... E poi un altro ancora, e poi ne verranno altri. Ma chi è questo? Ma che fai, i miei copi? No, chi è questo? Chi è questo signore? Si chiama Rossi, un nome, guarda, più comune di questo in tutta la nostra Italia non ci potrebbe essere. Dice che c'è Russo, che è più comune. No, è Rossi. Rossi. Ma se ci mettiamo il nome anche Massimo, allora scopriamo molte cose di colui che è questo signore, perché in effetti abbiamo un grande protagonista. Signori, non è uno che fa l'orto, ma è uno che fa molte cose con un orto e con i prodotti dell'orto. E questo caso è Massimo Rossi di un ristorante rinomatissimo delle nostre zone. Ma volete che lo presenti come presidente dell'AIS? Volete che ve lo presenti come cultore di una cucina che rappresenta anche l'Associazione Italiana della Gastronomia Storica? Insomma, Augusto, no, ma scusa, girati Augusto. Le spalle alle persone non si danno mai. Ci sono delle persone? Sì, c'è una telecamera e ci sono tutti i nostri telespettatori che ti stanno guardando là. No, ma io davo le spalle perché quando ho visto che c'erano le bietole con ste costole così bianche mi sono un po' preoccupato. Ma mica governerai la gente con le bietole? No, le bietole si usano per qualche cosa che può essere utile, anche per un contorno. E questi affari bianchi, no, le adoperi? Queste qui le tolgo, bene, ma non le butto via. E che ci fai? Vengono scottate e create un altro piatto. Dai, però scusami Massimo, io sono curioso di una cosa. Ma tu fai l'ortolano o fai il ristoratore? Io faccio il ristoratore, però la cosa che mi piace molto è quello che riesco a coltivare
diciamo così, nell'orto di casa è sempre prediletto, anche perché ti assicuro che è piacevolissimo la mattina, invece di andare a fare la spesa vado nell'orto e mi prendo le insalate che mi servono, i pomodori, tutto quello che può servire per il fabbisogno dei ristoranti. L'orto è grande proprio, no, perché alla gente glielo dici che le produci da te? Certo. O su ah, io questa bella cesta, Massimo, questa veramente non me l'aspettavo. Diamo la regola: l'insalata è tutto ciò che è condito con il sale. L'insalata può essere di aranci, l'insalata può essere di pollo, l'insalata può essere di riso. Tutto ciò che viene condito con il sale si chiama insalata. Questa è una cicoria. E lo sai che cicoria è? No. È l'endivia o indivia, che qualcuno credeva che venisse dalla India, ma non è vero. Questo è il cosiddetto radicchio di Cipro. Ma ci sono degli ospiti. Abbiamo Mario Lombardi dell'Accademia Gastronomica Storica Italiana, Claudio Zeni, mio sponsor ufficiale come giornalista, e Murettini, che è un grandissimo amico, oltretutto mi aiuta anche molto a fare la ricerca anche su tutti quelli che sono gli oli extravergini d'oliva, eccetera, perché siccome noi utilizziamo solo olio extravergine d'oliva, con il suo aiuto riesco ad avere anche dei prodotti di nicchia che nessuno si aspetterebbe, insomma. Questo veramente mi fa piacere, perché questa insalata bisogna vedere come si condisce, così pure quelle che in casentino si chiamano pulezze, ma naturalmente sono i famosi rapi, giusto? Ma io vado per primo da Mario Giorgio Lombardi. Sai perché vado da lui? Perché io non so mica se Mario Giorgio Lombardi, che fa il governatore, ha mai avuto a disposizione un orto o ha mai curato un orto. L'ho sempre sognato. Davvero? Sì, l'ho sempre sognato. Anzi, una volta mi sono datato proprio a crearne un orto. Incuriosito tutti i miei condomini, perché io lavoravo in quest'orto con la cravatta e questo. Mi hanno detto: ma come si fa? Mi hanno detto: per educarli, per educare il cibo al palato. Io, come dicevo ai miei ragazzi a scuola, ho detto: io sono vestito così proprio per rispettarvi. E così facevo lo stesso alle piante sporadiche che venivano nell'orto. Senti, caro governatore, ma è veramente importante che chi naturalmente tratta di cibo come il nostro... Sì, perché è salute, il cibo è salute, la qualità, la naturalità del cibo, l'allontanamento di concimi, pesticidi e questo, e quello fatto in casa è la cosa più buona da professionisti. Ma cioè, questo non si può dire di queste cose, perché c'è l'amico che ne sa più di tutti. E il numero uno, ma io adesso lo metto piccolo, in Italia, basta così, in Italia, perché, no, perché non io, t'allargare, no, Giorgio, io non lo conosco Mario molto bene, e lui è sincero, è un onesto, e la persona onesta, allora anche nell'esprimersi, nel dare delle denominazioni oppure delle qualità, è certo che è quella, non si può trascurare quella sua pignolosità nella ricerca del cibo, perciò è veramente uno che di cibo ne fa la salute. Augusto, scusami, ma il cavolo nero che importanza ha nella nostra storia? Il cavolo nero, che è un cavolo, come si dice, a penna, perché i cavoli ci sono a palla, ci sono fiore, e questo si chiama il cavolo a penna, ed è un cavolo abbastanza tipico dell'ambiente toscano. È un cavolo che viene pronto in un periodo particolare, ed è il periodo in cui abbiamo l'olio nuovo. Quindi il cavolo nero serve prevalentemente per assaggiare l'olio nuovo. Però ci vuole l'olio buono per condire queste che loro chiamano impropriamente insalate, o no? Qui, questa è una zona dove sono dei bellissimi oliveti, e tra l'altro con piacere vedo che sono anche, contrariamente al resto della Toscana, che quest'anno si prevede una diminuzione della produzione di circa il 30-40%, purtroppo dovuta alla siccità estiva, al caldo intenso e forte che c'è stato fra luglio e agosto. E invece qui vedo che, insomma, i nostri, ecco perché io ho visto questi qui, ma però insomma in generale mi sembra anche quelli che non hanno l'impianto a goccia, quelli sul versante di Monte San Savino, mi sembrano abbastanza
ben forniti di frutto. Scusa, allora, Augusto, te con che la condiresti? Con che tipo di olio? Un olio più forte, io un olio più la debole? Io sono per gli oli che sanno di fruttato e che lo ce l'hai all'inizio, dopo sparisce. Quindi più è forte e più mi piace. Voi due però invece con che cosa la condireste? Un pochino esagerato. Io andrei sull'armonia, Un olio più armonico. Difatti. Sull'armonia anch'io. A me quello che accendo è, dopo si sente troppo di olio. Deve essere un miscelaggio giusto. Se si dà primaria all'insalata con l'olio, deve essere un connubio perfetto. Io non sono mica un buon gustaio. Sentiamo Lauro con che la condirebbe. Io mi dispiace per te, ma sono d'accordo con loro. Perché l'olio che piace a te, a me piace su una bella bruschetta, il pane. Una ribollita. Secondo me, ribollita, secondo me sul cavolo nero va bene, però? Sì. Sì, certo. Ecco, allora vediamo, però andiamo dal giornalista, che lui è giornalista ma è anche un gourmet, perché io qualche volta mi ci sono trovato a mangiare insieme e vedo che se ne intende. Io sono della tua parte, sono per l'olio fruttato. Benissimo, sono contento che almeno siamo 3-2. Te, Stefanella, con l'olio di semi scommetti? Io con l'olio di semi, anzi col frittoil, guarda. Però guarda, c'è una cosa, lui ha una grande produzione di porri. E spesse volte il porro io credo che venga molto utilizzato ultimamente, vero, in cucina? Sì, no, io specialmente lo uso al posto della cipolla per fare magari anche delle basi, proprio delle zuppe, delle cotture in questa maniera qui. Perché si regge meglio, vero? Sì, poi è meno forte, da tutta un'aromaticità diversa. E ha anche un'altra intenso. Caratteristica, che riesce a rimanere fresco durante l'inverno, mentre le cipolle gli si sono seccate le guide e le hai dovute togliere, o meglio sbarbare, come si dice. Questo, che poi fra le altre cose, per testimoniare la sua rusticità, è un po' il prodotto che adoperavano gli ebrei, specialmente nel deserto. Quindi risale ai tempi di Gesù Cristo il porro, e quindi potrebbe essere molto più importante di una cipolla. Siccome qui siamo in un orto abbastanza circondato dai boschi, chissà che se facciamo una passeggiatina qua, siccome siamo in autunno, non si trovi anche qualcos'altro da mettere vicino. Bisogna provare. Solo sapere una cosa, l'hai detta qualche bugia? Perché sai benissimo che i funghi si trovano solo se hai detto un po' di bugie. Io con le bugie rivolto i lepri. Ho trovato la mannita. La mannita falloide hai trovato? È proprio falloide senza rama, questa è una mannita. Fa vedere, andiamo a vedere. Questa non è una manita, dai. Dici che è una manita? Non credo, non mi sembra. La posso cogliere, padrone di casa? Sì, voglia te che può cogliere. Basta non tu la mangi. Questo si chiamano anche guardiapulcini, eh. Quando trovi questi vuol dire che intorno c'è qualche pulcino. Occhio, eh. Davvero? Da noi c'è questa credenza. Io questa non la mangio comunque. No, no, sì. Questa non si mangia, però la chiamano anche guardiapulcini. Fermi, 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 oh, quella è lima, il porcino c'è, eh? Guarda te se l'ha trovato per davvero, non facciamo vedere. Ma dove stai, visto, guarda, è la guarda realtà. Porcini. Guardia porcini. Guardia porcini, questo è un porcino. A cercare i funghi senza portare neanche niente. L'avrà mai mangiato lo zeni questi? No, l'hai pagato il bollettino per cercare i funghi che ti viene da Badia Tedalda, no? Scusa. No, in Toscana si può, poi è proprietà di Massimo, che ti importa? Nella propria proprietà si può fare quello che si vuole. I miei sono nati nel bosco, la mia mamma era del Calcione, è nata al Calcione. Il Calcione è famoso per zona di funghi. Senti una cosa, ma si usa cucinare anche i gambi o soltanto? Sì, sicuramente. Vedi, i gambi prevalentemente si fa per fare aumentare praticamente i sughi, le salse. Poi se no anche se sono piccolini li puoi fare anche fritti per intero, se no lavori le cappelle. Ma questi qui, scusate, Lauro, te lo voglio regalare, va. Toh. Grazie. Portala alla Francesca. Questo colore non è facile trovare al mercato
Vero, cioè, questo è la scopa, questo è proprio il colore del fungo del porcino di scopa. Quindi quelli che potrebbero essere chiamati scopaioli. Bravo. Oh, allora, questo porcino che abbiamo trovato qui nei pressi di Monte San Savino, con l'olio, ritorna sempre il solito discorso, olio fruttato o olio normale? Massimo, se io l'ho mangiato da Massimo qualche giorno fa, era fantastico, fatto non cucinato, fatto a insalata. Questo è un pochino troppo grosso per parlare. Questo però era veramente... E l'olio fruttato ci stava proprio bene. E Claudio Zeni col pensiero, io l'ho vista cosa pensa. Siccome lui è quello che organizza a Gubbio la gara fra gli chef per il tartufo, lui ha detto, o ha pensato, ma cosa chiacchierano questi? Avessero mangiato qualche volta qualche fettina di tartufo bianco come mangio io. Tu sei stato sempre in giuria a Gubbio, quindi lo sai, il tartufo bianco di Gubbio è eccezionale, però anche questi porcini sono eccezionali perché sono classici della nostra zona e non sono quelli che arrivano cosiddetti dall'est o da altri mercati, sono eccezionali perché sono naturali. Dall'orto alla tavola, sembra quasi così di ricordare un libro di Augusto Tocci, direi. Sì, mamma Raimi ha pubblicato un libro che si chiama Dall'orto alla... uno dei libri si chiama Dall'orto alla tavola e fra le altre cose ha vinto anche un premio nazionale, i libri più gustosi dell'anno, è chiaro non è del 2012, è dell'anno precedente, però insomma mi ha dato un po' di soddisfazione perché vuol dire che sono uno di quelli che all'orto ci crede e alla tavola. Massimo, io alla tavola ci credo. Adesso però qui che trovo? Allora trovi per esempio, qui abbiamo un sugo di sedano. Sugo di sedano? Sì, perché non si, siccome non si butta via niente, le costole si adoperano per fare i battuti, per fare i brodi, eccetera, e con le foglie di sedano ci facciamo il sugo, che poi può essere per condire una pasta, per farci un crostone, per condirci a volte l'orzo, il farro. Scusa, qui che cosa invece, ho? Per esempio invece abbiamo una cavolella, visto abbiamo visto lì anche le cavolelle. Questo praticamente è il mio accompagnamento dei salumi, queste cose qui. Invece di comprare i sottaceti oppure magari farla, a me piace moltissimo questo piatto che è una cavolella sfumata all'aceto. Poi siccome faccio un aceto a base di more, che è più particolare. Scusa, faccio? Eh sì, perché con l'utilizzo dell'aceto in infusione con le more, eccetera, 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 appunto, lo dico, certo, non esiste in commercio. Oh, calma, perché io lo faccio con il ribes, eh? Sì. Ma tu sei sempre il primo, allora, non è possibile. Ma io qualcosa avrò copiato, no? Nel senso, allora, ha fatto leggo bene su libri, gli sto dietro quando dice le ricette. Ha fatto bene a farlo di more, a queste, a dire la verità, io non ci avevo pensato. Perché io il ribes non ce l'ho, ma le more ce n'ho tante. Che tipo faremo di sapore... a cambio aceti, vai. Che tipo di sapore gli dà questa more? No, diventa un pochettino più dolce. Perché poi la more la trasformo praticamente in confettura e poi dopo la metto in infusione dentro un aceto di frutta e da qui mi arriva questo piacevolezza. È nata dalla necessità di avere un qualcosa che non sia solamente l'aceto di vino, ma siccome io qui non posso, anche se lo adoro, ma non posso proporre i miei piatti con l'aceto balsamico di Modena e non mi ci incastra niente col territorio, e allora ho detto la meglio cosa è crearsi il prodotto, quando non ce l'hai te lo crei. Insomma, non è proprio così facile, non è che da tutti i giorni trovi i ristoratori che creano il prodotto. La fantasia è al servizio della tavola. Perfetto. E poi la... per esempio lì invece abbiamo un pecorino, questo è un pecorino, una bucciata retina al latte crudo, bene, che metto a marinare insieme alla cipolla di Certaldo, il prezzemolo, l'olio extravergine olive, e è diventato un piatto che sta andando tantissimo proprio anche come proposta. Poi ovviamente anche questa è un'altra... Spiegacela bene, perché io per allora, un attimo... qui te l'ho fatto vedere, qui ancora è praticamente a bagno, in infusione. Questo è il prodotto finale che poi viene affettato. Praticamente sono i girellini di spalla che mettiamo sotto marinatura. Ma spalla di che animale? Chianina. Ah, quindi di vaccino, ho capito. Sì, girellino di chianina. Si usa la spalla perché è quello che è meno costoso, se no le altre parti, visto il posteriore, sono nobili, la gente le compra per utilizzare negli arrosti. Invece questo qui si trova facilmente, nel senso che essendo della parte anteriore, il macellaio ha più difficoltà a smaltirlo e anzi è contentissimo che io ho il mio grande Aldo che me ne lascia praticamente quasi 2 a settimana.
in base ai consumi. Questa è una trasformazione, ci vuole una settimana, poi lo mettiamo in infusione con il fiore di finocchio che ti ho fatto vedere nell'orto, l'alloro che qui ne siamo pieni, e poi ovviamente l'aglio, viene coltivato in Valdichiana. E questo è il risultato finale, praticamente il girellino che viene affettato e vino rosso. Vino sì. Rosso. Infatti, come? Questo è il girellino marinato al Sangiovese. Perfetto. E poi alla fine abbiamo quel risultato. Il risultato qui, sì, che viene servito, non è una bresaola, non è una carne cruda, perché viene asciugata, è comunque una carne fresca che è piacevolissima. Abbiamo poi ovviamente lo spezzatino, perché a me piace tantissimo lavorare con le parti meno nobili. Dalla pancia, tutti quelli che sono i muscoli secondari. Ma anche perché sono saporiti, scusa, queste parti meno nobili, giusto? Sì, sono le più saporite. Infatti io una delle mie specialità, che è il ragù bianco di Chianino, lo faccio solamente con la pancia, che è la parte più saporita che possa esistere. Sì, bisogna cominciare a capire anche l'utilizzo del cosiddetto quinto quarto, perché altrimenti tutti conoscono solamente fettine e bistecche, e quindi quanti animali abbiamo per poi di Chianina di fettine e bistecche? Se non utilizziamo anche il quinto quarto siamo un po' perduti, eh? Guarda che combinazione strana. Quando io ero giovane che venivo a mangiare da Massimo, mi propinava sempre il filetto. Vengo oggi, mi fa lo spezzatino, io gli do 10 più. Senti Augusto, ti devo dire una cosa però. Ora ho capito perché Augusto ha trovato i funghi. Quando io ero giovane venivo da Massimo. Ma Massimo è giovane, scusami! No, ha cominciato da ragazzino! Ha cominciato da ragazzino! È 31 anni. Allora devi sapere che con Massimo Rossi abbiamo fatto una serie di piatti etruschi, medievali, rinascimentali. È vero Massimo? Quindi lo conoscerò? Ti ho detto, ha smesso di fare il filetto di Chianina. Diciamo, in 31 anni sono cresciuto. Adesso non propongo mai un piatto se dietro non c'è una storia. Infatti, come si può ben vedere, abbiamo il fagiolo di Lucca, la cipolla di Certaldo, l'appoggiato aretino, quindi sembra un po' tutto il migliore della qualità della nostra regione toscana, ma anche la ricerca anche di altri prodotti, come può essere la cipolla di Tropea, la bottarga di Orpetello. No, so che te hai utilizzato la cipolla di Certaldo, ma altri, la cipolla di Tropeo, ognuno ricerca proprio quei piccoli, quelle nicchie di prodotti che stanno poi alla qualità e poi qualificano la ristorazione. Fagiolo. Questo piatto, questo è il fagiolo rosso di Lucca, è una crema in cui ci sono anche fagioli per intero, e questo diventa veramente piacevole mettendoci dei semi di girasoli, questi sono leggermente tostati, e ovviamente... No, aspetta, fermo, io questo ce lo farei mettere a Lauro Morettini. Allora, il cavaliere, noi abbiamo creato questa immagine, questa etichetta nel 2010, in occasione del nostro 60° anniversario della ditta, della nostra azienda. E abbiamo pensato di fare una, diciamo, all'interno dell'IGP toscano, siccome troviamo diverse partite da produttori locali, e alcune partite sono fantastiche ma altre eccellenti, quindi prima facevamo un unico IGP toscano e adesso invece l'olio eccellente lo mettiamo da una parte e abbiamo fatto l'olio del cavaliere. Perché il cavaliere? Perché in memoria, al ricordo di mio padre che era chiamato il cavaliere, e quindi questa è la storia di quest'olio, che insomma era il suo preferito, quindi il prediletto. Infatti abbiamo scritto il prediletto del cavaliere. Bellissimo anche questo racconto, che è sempre molto bello, legato a quella, mi sembra, penna d'alpino, giusto? Che era il tuo babbo, quindi una cosa anche molto bella. Secondo me quando accogli un ospite in cui già quando si mette a sedere gli chiedi che acqua desidera bere, perché quando uno arriva solitamente si pensa che possa aver sete, e poi gli metti in tavola 3 selezioni di pane con un ottimo olio e un ottimo sale, perché lavoriamo solamente sale artigianale marino, ecco, quel cliente lì già è tuo, perché già lì è il biglietto da visita che ti presenta. E poi dopo si chiama Monte Senza Vino. Senza vino. Ma scusa, c'è il vino. Tra l'altro è un vino che mi dicono che avete organizzato voi. Sì, queste sono delle masse che selezioniamo come un gruppo. Abbiamo Senza Vino, abbiamo creato un gruppo d'acquisto e insieme ai miei colleghi Roberto, Massimo. Il gruppo d'acquisto non l'hanno fatto, diciamo così, i famosi condomini, ma l'hanno fatto i ristoratori. Abbiamo fatto questo gruppo d'acquisto che ci permette di poter comprare
maggiori quantità, ottenendo prezzi migliori, e al tempo stesso però ci possiamo anche, diciamo così, dividerci poi dopo, una volta l'acquisto, le bottiglie, perciò non abbiamo grossi carichi, ci si diverte. Praticamente abbiamo creato la seconda linea del vino della casa. Però vedi come stanno un po' organizzandosi, no Claudio? Sì, sono un po' come gli acquisti dei gruppi solidali, questi invece sono fatti dai ristoratori per abbattere il prezzo, però non vanno a discapito della qualità. E come diceva Massimo, è il cosiddetto vino della casa, perché aprire una bottiglia che ha un prezzo notevole non è la portata di tutti, quindi bisogna accontentare un po' tutte le fasce di clientela. Senti, ma insomma, i tuoi lettori, quelli che utilizzano le guide, in questo caso la guida in modo particolare dell'Espresso che curi tu, veramente, diciamo così, si indirizzano anche in base a quello che voi scrivete come giornalisti? Io credo di sì, ho avuto l'esperienza diretta, perché alcune volte mi sono trovato in qualche ristorante in anonimo e abbiamo visto delle persone dove il ristoratore gli ha domandato: come avete fatto a scoprirci? Massimo, per esempio, come ha ricordato, è fuori dalle vie di comunicazione, e alcune di queste proprio hanno detto attraverso le guide, e grazie al quale hanno detto anche la guida dell'Espresso, e questo ci ha fatto molto piacere. Bene, allora naturalmente questo è così un input anche al nostro Massimo Rossi, chissà che la prossima volta non troveremo anche il Bosco a tavola. Staremo a vedere, per ora dal Bosco sono arrivate anche le more e domani punto interrogativo, ci ritorneremo.